Double buongiorno a tutti. Qualcuno qui ha aspettato le 14 perché, essendo una patch molto piccola, quella che abbiamo avuto oggi, era ovvio che, diciamo, che il grosso sarebbe stato lo sblocco dell'evento. Ragazzi, brava Epic, trailerino, eh? C'è un sacco di roba in realtà, perché oltre a questo trailer c'è anche tutta, diciamo, la presentazione della modalità che ci andiamo a leggere, ovviamente. Speriamo di carpire qualcosa dal punto di vista storyline, che non mi dispiacerebbe per niente, io incrocio le dita ovviamente. E ragazzi, bentornati, ovviamente analisi della patch 29.01, praticamente dedicata all'evento di Mida, quindi parleremo di questo principalmente con annessi e connessi discorsi sulla storyline. Mi raccomando, iscrizione al canale, campanellina, lasciate like e nel negozio oggetti codice Lex quando uscirà. Ma se non erro, e se ho controllato bene i leaks che stanno uscendo proprio in questi minuti, dovrebbe uscire il 27 di marzo lui, quindi più verso Pasqua, ma voi caricate già il codice così siamo pronti. Si comincia, dai, reactiamo sto trailer, poi vediamo la descrizione del video, che solitamente le descrizioni del video sono importanti, dopodiché andiamo pure a leggerci l'articolo completo sulla modalità di Mida. Volume on, andiamo pure e capiamo. Ah, eccoci qua, siamo a Piazza Piacevole, credo. No, dovrebbe essere gli scalini spocchiosi, mi pare, da qui. Boh, forse sbaglio. È un casino! Guardate che bella, ragazzi. Questo è proprio tutto dorato, questa golden shower un po' particolare. Non continuiamo assolutamente con le allusioni sbagliate per un gioco come Fortnite, ma molto molto figo. Ce lo immaginavamo così. È bello che, diciamo, ripensando a una modalità storica di Fortnite, forse una delle più iconiche, per quanto non originalissima ovviamente, ma comunque molto apprezzata, abbiano ridisegnato completamente la lava per renderla, vedete, questa sorta di liquido amniotico dorato. Bravissimi. Ragazzi, cioè, già mi immagino il live stasera quando ci giocheremo, quindi mi raccomando, venite in live oggi alle 20. I nomi che noi daremo a questa roba qua, ho un po' di paura sinceramente, perché io conosco la mia community e qua un riferimento su 3 probabilmente sarà di natura proibita, diciamo così, però vabbè, fate i bravi e assolutamente, voglio dire, dello champagne. No, scherzavo. Guarda gli uccellini, ovviamente le ali le conosciamo molto bene, l'Olimpo che tracima di questo liquido, un po' lavico, un po' oro, è molto interessante come l'hanno fatto in realtà, adesso a parte le battute. Oh, mio padre, guarda, bello, tra l'altro guardate qua, come le raffigurazioni delle monete antiche, tipo, mi ricorda una moneta del periodo di Alessandro Magno, sembra. Un pochino lui forse anche lo è. E il mantellone che ovviamente ricalca, io questa cosa la devo dire perché la vedo e quindi voglio dirla assolutamente, ricalca il logo Spettri, Ego, ok, quella roba lì. Strano, perché ovviamente abbiamo ufficializzato Mida come appartenente alle ombre, ma d'altra parte, ecco, poteva comunque valere come icona del suo inganno. Quindi ok, e poi vabbè, è comunque un design, quindi non fossilizziamoci sui dettagli. Mi avete sempre detto di fare attenzione alla mano, spero di poterlo vedere in un'altra veste che mi permetta di vederlo meglio. Hanno selezionato questa sorta di stile, ovvero con il Mida di base che conosciamo tutti, racchiuso quasi in un involucro più invece dedicato alla stagione attuale. Io lo trovo bellissimo, se volete ovviamente la mia opinione, motivo per cui dovrò trovare il modo di shopparlo, perché non c'ho i V-Bucks per shopparlo attualmente e mi sa che mi toccherà fare la ricarica, però è troppo bello. E raga, che dirvi, ve lo ripeto, codice Lelex, perché questa è una delle, in realtà è uno degli arrivi, voglio essere serio, è una delle skin loristiche approdate nella miglior maniera possibile all'interno di Fortnite, al di là ovviamente delle skin battle pass estremamente diegetiche con la narrazione e con la loro storyline. Questo è uno degli eventi, forse l'evento, se mi viene in mente adesso, ci sto ragionando, ma non credo di avere difficoltà a dirlo, l'evento più contestuale e fatto meglio di Fortnite dal punto di vista della coerenza narrativo storyline, però magari adesso c'ho un abbaglio. Vediamo che cosa ci vuole raffigurare e rappresentare. Lui ovviamente è molto figo, cioè raga, un mantello anche come backpack funziona sempre. Eccolo qua.
Ah, questa catena qui sulla sinistra. Ovviamente c'è anche la catena di Ada. Il tatuaggio non è cambiato per ovvie ragioni. La mano, mi avete detto che ha una mano prostetica, in quanto dovrebbe avergliela tagliata Cado Thorn. Sarebbe interessante, però non la vedo. Cioè, nel senso, è un guanto o è la mano prostetica? Boh, chi lo sa. Certo, uno dice perché mettersi un guanto così, potrebbe essere una protesi, no Lele? Ci avete ragione, perché qui la mano è tranquilla, normale, mentre di là invece c'ho questa sorta di aggancio, quindi sì, corretto. Veramente, veramente, veramente bello. Per me questo design un po' da riuccio con la coroncina funziona da Dio, raga. Hanno veramente valorizzato esteticamente al massimo un personaggio, ma a differenza di tutte le altre volte, vuoi la versione estiva, vuoi anche quella ombra che ok, sì, aveva l'evento dedicato, però un po' così, un po' di fretta, questo è palesemente il redesign più giustificato e più interessante che hanno mai fatto del personaggio. E ripeto, io non so se ci sono delle cose storyline all'interno mentre questa modalità sarà attiva, per esempio nelle sfide. Spero di sì, lo andremo a leggere. E però se così fosse, sarebbe forse una delle cose più perfette che ha fatto Fortnite. Al di là della modalità, che ovviamente poi ci interesserà analizzare dal punto di vista divertimento, gameplay, eccetera, sono tutti ragionamenti, però qua sto parlando più, diciamo, di un fattore di costruzione della situazione, che è molto importante perché Fortnite non se ne è mai occupato, se ci pensate. Cioè, quante volte le modalità sono state cacate fuori perché dovevano, senza particolari fronzoli. Vi dico di più, l'ultimo anno in realtà sembrava molto che Epic avesse detto: noi non faremo neanche modalità aggiuntive perché tecnicamente ci penserà la gente con la creativa. Mi piace come stanno riprendendo di fatto in mano tantissime idee iniziali, perché hanno capito che in realtà la creativa non è un sostituto ma è una costola del gioco attualmente, almeno numericamente parlando. E ecco, questo è il modo con cui si fa una LTM veramente seria. Certo, noi sapevamo di questa roba, io credo da inizio gennaio, sapevamo che ci sarebbe stata questa Amida presenta The Floor is Lava, ok? Quindi non so, non vi direi ehi, per la prossima season aspettatevi la stessa cosa con Dottoressa Sloan, Geno, eccetera. Sarebbe molto figo, e vediamo tra l'altro come si conclude questa di storia, però non lo so. Ecco, la speranza è che sia un appuntamento fisso, mi viene da dire, però non esageriamo. Ecco, questi sono solo i sogni di un pazzo in questo momento, e sto parlando troppo perché in 11 secondi il video è durato 7 minuti. Dai. Bello, 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 bello. Questa è una mitraglietta, credo sia quella di Ade, me lo confermerete voi, mi pare, oppure è nuova, ma no, dovrebbe essere la mitraglietta di Ade, credo. Che bello che è, madonna, il design è bellissimo. Vedo Ark, non credo vedremo nuovi personaggi, non avrebbe molto senso. Chiaramente la modalità, se non la conoscete, si struttura così: la lava sale piano piano inglobando tutto il terreno, fino a che appunto di fatto non esistono più zone, diciamo, dove è possibile camminare, ma semplicemente si builda finché non ci si kill a Vicenza. So che si dice a Vicenza, eh? Oh, però, benvenuto pure Ares. Ares, come sapete, è la skin di Crew Aprile, bellissima anche lui. Quindi Mida si shoppa, lui invece si acquista nella Crew. Questa, ragazza, l'hanno veramente tolta e cavata. Doveva palesemente essere nel pass perché è bellissima, però va bene, ok, ce l'avete voluta togliere. Bello, che sta tra l'altro utilizzando, come potete vedere, la catena di Ade. Ottimo. Che tra l'altro utilizzava anche nel suo trailer, se vi ricordate. Ok, tira a sé nemici, sì. E sbatte, ovvio. Che figo lui, madonna. Posso dire, un po' peccato che non hanno ridisegnato le skin della sua squadra. Cioè, ok, erano tante perché dovevi fare un nuovo Marigold, dovevi fare un nuovo Brutus, dovevi fare un nuovo Sky, un nuovo Tintina. Un po' tanta gente, Jules. Però quanto sarebbe stato figo ridisegnarli tutti. Non lo so, io l'avrei fatto, sinceramente. C'è una skin sola un po' triste. Però vabbè, nel senso, d'accordo. Problemi loro, non hanno voluto fare soldi, peccato. Anche perché in realtà quella serie di skin, al di là del fatto che siano contestuali a questo ritorno, ecco,
sono molto attese, la gente ama molto le skin di quella stagione, quindi boh, riproporle poteva anche essere furbo dal punto di vista commerciale. Non ci soffermiamo se non dicendo che figata, che figata. Ah raga, ha fatto anche bene. Allora, ovviamente non mi aspettavo, cioè se me lo chiedete, ti aspettavi anche che facessero una cosa doppiata? Diciamo che il mio sogno più bagnato possibile lo prevedeva, però... se vede che comunque il discorso del budget ve l'ho sempre fatto, cioè Fortnite non mi pare che ora abbia tutto da investire su questo, come sapete, ma almeno questi sono trailer che stiamo vedendo che sono dedicati a un personaggio lore del gioco, non a Naomi Osaka che lancia le pallette, se vi ricordate, contro gli elicotteri, che è uno dei punti più bassi dal punto di vista creativo di Fortnite. Mi sarebbe piaciuto che magari il filmato iniziava con la sua fuga e lui che faceva un monologo. Sì, in un altro gioco sarebbe stato così? Sì, bilanciamo le cose su Fortnite, speriamo che sia un NPC in mappa, speriamo che ci siano missioni, sto sperando, e potrei essere accontentato lo stesso. Ovviamente nel mio peak, nel mio apice, questo tizio faceva un monologo all'inizio del gioco, perché Mida è un personaggio anche molto derubato della sua storyline. Se vi ricordate, noi che l'abbiamo seguito per tanto tempo, c'era quel progetto di fare le tre skin della crew delle prime ombre dedicate a lui con un filmato dedicato, la cosa si interruppe immediatamente con il primo di filmato praticamente realizzato un po' così a umma umma, le altre skin non le abbiamo più scoperte. È un personaggio molto mutilato nei suoi tentativi di approfondimento storyline, l'abbiamo seguito tutto, perché ormai trattiamo la lore di Fortnite sul canale da 4 anni ormai, quindi sappiamo tutto, vita, morte e miracoli di lui, e sarebbe stato un bel riscatto definitivo. Non che questo non lo sia, d'altra parte, perché è vero che tanto ci stiamo, diciamo, menando parti particolari del nostro corpo, ma bisogna pure dire che delle prime ombre non si è accennato nulla, di quelle tre. Secondo me è una lore molto scartata, però vabbè, certo una cosa del genere non dovrebbe esistere, siamo tutti d'accordo, però le skin crew sono particolari, come le ricontestualizzi è difficile. Io Sierra ce l'avrei voluta, sì ce l'avrei voluta, però ragazzi facciamo un pochino di a capirci, tanto c'è il Big Bang, le cose si sono riscritte, pace, amore e solidarietà, let's go! C'è molto da parlare, non abbiamo mai parlato così di un trailer. Zeus incazzato con ovviamente Ade che gli dice vai vai tira tira. Ovviamente loro sono belli incazzati con Mida, perché immagino che la fuga dall'Ade non sia qualcosa di legale dal punto di vista, diciamo, divino, perché ricordiamo che Mida è stato rebuttato, comunque ecco, diciamo è fuggito dalla cella dell'Ade, non so quanto per merito dei ragazzi, ma probabilmente in parte, e ora ovviamente gli dei sono incazzati per questo fatto, ovviamente. Quindi al di là che gli dei sono incazzati con noi per il crimine, diciamo, dell'apertura del vaso di Pandora, eccetera, quindi il divieto dell'umano rispetto alla volontà di Dio, che è una storia millenaria che parte da Adamo ed Eva che mangiano la mela nel giardino, a insomma tutto, diciamo, tutto quanto, ok? Qui stiamo aggravando ancora di più la situazione, comunque Mida sta aggravando la situazione per se stesso, perché comunque... ha fatto una cosa sbagliata, cioè invertire la morte sicuramente non è qualcosa di piacevole. Mi piacerebbe se, poi andando a leggerci la modalità, sappiamo qual è il prossimo step di Mida, sperando che non sia solo un facciamo casino. Vorrei capire magari per, cioè, ritornare in vita, ok, autoconservazione è una motivazione sufficiente, ma mi piacerebbe capire cosa farà dopo, se c'è un dopo per questo personaggio. Mida presenta il pavimento e lava, modalità a tempo, alcuni oggetti opzionali richiedono l'acquisto, tipo lui, non la catena. Leggiamo un attimino, se riusciamo, la descrizione, che dice: Mida si ritrova a fuggire dall'Ade e ovunque si scatena il caos nell'evento Ascesa di Mida, che ora andiamo a leggere. Ascesa di Mida segna il ritorno del leggendario Mida in battaglia reale e in competizione. Ritorna il pavimento e lava, questa modalità aggiunge un tocco in più all'esperienza a tempo preferita dai fan. Il pavimento e lava ritorna per tutta la durata dell'ascesa, che vi ricordo sarà fino al 2 di aprile. Perciò gettati nella mischia e riparati sulle alture per sfuggire alla lava che sta divorando l'isola. A differenza del normale pavimento, Mida presenta contiene oggetti del la lava è dorata, ok. Ma il tocco di Mida arriva fino alla battaglia reale di Fortnite. Aiuta Mida a fuggire dall'isola con incarichi speciali. Ma dai, ma mi avete fatto sto regalo di Pasqua? Ma dai.
Infine la rabbia. Ecco perché le missioni di Afrodite richiedevano più tempo. Oddio, Fortnite. Mi fai eccitare così. Infine la rabbia ribollente, ormai libera dalle catene, porta. Ok, c'è la coppa. Scusate se schippo, non mi interessa molto questo discorso. 19/3/2024, il team di Fortnite. Mida, una mente geniale con il tocco d'oro. Questa ovviamente è una citazione che conoscono tutti quelli che seguono un po' la lore di Fortnite. Stagione 2, capitolo 2, la presentazione ufficiale nell'agenzia, così definiva per la prima volta un personaggio che sarebbe diventato storico nella serie. In effetti è una mente così geniale che è fuggito dalle prigioni del mondo sotterraneo, ma ora che è fuggito tutto l'Ade si è scatenato. Ovviamente c'è dell'incazzatura. Non... Nel senso, sarebbe stato, ma probabilmente non l'avevano previsto fino a questo periodo, interessante se lo step addirittura di lore successivo fosse stato che la società che noi abbiamo conosciuto nella stagione 1 erano praticamente dei tizi un po' manipolati dalla vecchia cricca di Mida per riuscire a esercitare tutto questo piano fino a raggiungere l'espansione dell'Ade sulla terraferma e recuperare il loro capo. Si diceva sempre che il logo della società poteva essere l'occhio di Mida con le due braccia, no? C'era questa teoria. Mi sembra che sia andato un po' a coppe, nel senso che Valeria, Montague, eccetera, non hanno nessun legame con queste vicende, quindi il fatto che sia ritornato a Mida è completamente collaterale. Poteva essere un collegamento in più che magari andava a chiudere, forse anche a giustificare meglio determinate cose, ma vabbè, pace e amore, non fa nulla. In l'ascesa di Mida... Sveglia. Le sveglie di chi non si fida, come immaginate, di svegliarsi, ma... Ho atteso apposta, ok, non ne ho più. In ascesa, aiutami da fuggire. Attenzione, ragazzi. Stavolta ce la fa. Aiutami da fuggire dall'isola con incarichi speciali. Quindi, cioè, non che ci volesse, per carità, lo studio, analisi, approfondimento di 15 anni all'interno di una biblioteca. Veramente lui, quindi, col piano iniziale del dispositivo voleva fuggire, quindi l'inversione tempesta, fuggire dal loop, eccetera. E sta riprovando la stessa cosa a 4 anni di distanza dopo che il primo piano è fallito, quindi al di là che poi ci sono stati degli intermezzi un po' da capire, nel senso squalo, mangiato, cado che gli taglia una mano forse, bisogna capire, ok. Senti il caldo di mezz'estate, la traduzione che vuol dire, sulla tua pelle nell'esperienza il pavimento è lava, vado veloce ragazzi se non finiamo più, dopo vi incazzate con me, bello, no è molto bellina la rosa nera, bellissima, agente in ascesa, ma che è trama? All'inizio la curiosa Marigold nota che Mida era rinchiuso nel mondo sotterraneo ma è scappato, poi Mida sospetta che il suo socio Brutus sia un traditore, ma che sia colpevole o no, il resto della squadra di Mida è impegnata a portare il capo sullo yacht Marigold per sfuggire dall'ira di Ade. Segui la storia negli incarichi e l'ascesa di Mida e nel frattempo sblocca ricompense. Io ragazzi... Io non so che dire, cioè io queste cose in Fortnite non le ho mai viste. È tutto così chiaro. Una buffonata. In realtà no, perché se lui può fuggire con una barca al largo dell'isola, è cambiato tutto rispetto a quello che noi conosciamo del loop, dell'isola di Fortnite, eccetera. Se può fare questa cosa. Vi ricorderete probabilmente anche che nell'evento finale, l'ultimo che abbiamo vissuto, c'era una galassia che sembrava ricordare quella di Mida. Magari lui vuole raggiungere quella lì, eh? Sa che esiste un posto nel mondo per lui, diciamo. Magari sto esagerando all'interno delle interpretazioni, però... Ragazzi, ma guardate com'è tutto lineare. Prima, durante, dopo, obiettivo, personaggi coinvolti... E uno dice, Lene, ma è la narrativa di base? Lo so bene che è la narrativa di base, però... Siccome i kid di Fortnite conoscono solo la storia di Fortnite, qua bisogna dirgli, ragazzi, c'è stato uno step aggiuntivo, ora la storia è veramente una storia, assurdo. Fatemi capire. Gli incarichi sono suddivisi in 5 fasi che diventano disponibili in sequenza, va bene, tutte le fasi, ok, ascesa di Mida, oggi, in live, subito, tu cuoque Brutus, una citazione ovviamente, a Cesare che quando venne pugnalato in Senato notò che c'era anche suo figlio e disse tu cuoque Brutus, anche tu Brutus, figlio mio, filimi. Brutus disponibile il 20 marzo,
che è domani praticamente, o oh, cazzarola, il 25, ok, ci abbiamo di roba da fare, Miti di Mida dal 27 e dal 28 il grande colpo allo Yod di Marigold, ma raga, ma qua c'è tutta una storia. Ma è pazzesco. Completando 6 incarichi sbloccherai lo spray, un ricordo, ok, della porta del mondo sotterraneo, lo spray medaglione Cerbero, vabbè, niente di che. Completandone 12 il dorso decorativo rosa della cupidigia. Non è che è l'origine del potere di Mida, no, perché oramai è talmente maturo il gioco da sto punto di vista che non è che toccando la rosa bellezza trasformata dal tocco dorato della cupidigia, magari no, semplicemente una rosa così figa. Completandone 18, deltaplano regina d'oro, un capolavoro dorato, qui un po' riciclone, questo quadro l'abbiamo già visto, però va bene. Torna il pavimento e lava, scusate vado abbastanza veloce, ovviamente qui ci sono le ricompense del pavimento e lava. Il pavimento e lava ritorna, gettati, differenza, ovviamente agli oggetti nuovi. Mi dà presente il pavimento e lava e i suoi incarichi, che saranno disponibili anche questi in sequenza. Ma no ragazzi, evento di Pasqua più bello di Fortnite, capiamo un attimo. Ecco qui, questo è molto importante, avete fino al 2 aprile alle 15 per fare tutto in generale, quindi sapevatelo. Completali per ricevere più ricompense, sblocca gli spray Re del Fulmine, medaglione di Zeus, vendetta dorata, ok. Il Re Dorato avanza, un nome pomposo, aggiunge un tocco dorato al tuo armadietto, il costume di Mida in fuga, cioè Mida ascendente, quindi l'ascesa dall'Ade, no? Il ritorno alla vita, sarà disponibile nel negozio a partire, bello, bello anche così il piccone col dito, in realtà non l'avevo visto, figo, così come il suo dorso decorativo mantello del Re Dorato con inserti d'oro, quindi tutto il set in realtà si paga perché questi sono i premi gratuiti e anche questi qua, sapevatelo. Certo non ci sta male la rosa su di lui, ma il vero zaino è questo, il vero piccone è questo qui. E puoi aggiungere letteralmente un tocco dorato al tuo armadietto, anche il piccone tocco d'oro sarà disponibile, eccolo qua, proprio con la mano che indica. Oltre al loro stile predefinito, questi tre oggetti hanno lo stile ombra, orribile quanto Mida, innamorato dell'oro. Vorrei vederlo, si può? Probabilmente nei leak si può, magari stasera lo vediamo meglio in live. Cerchi una finitura davvero brillante, anche la copertura ascesa dorata baluginerà nel negozio? Ok, non ho mai sentito sto termine, non so se esiste, speriamo di sì. Coppa eccetera, non mi interessa. E questa schermata come si ottiene? Ok, idonei a partecipare. Non ho capito come si prende sta schermata. Immagina, schermate di caricamento all'ascesa di Mida. Ce la danno? Bella domanda. Ok, e ora le novità a prescindere dall'evento di Mida. Ovvero abbiamo le catene di Ade. Ottimo, quindi la nuova arma quando lo battiamo. Credo che però la mitraglietta rimanga, non lo so. Questa è la bolla scudo, ripensata ovviamente. Puoi trovare la versione junior, come vedete. Correzione dei bug, eccetera. Io ragazzi non ho parole, ve lo dico proprio sinceramente. Nel senso che sono esterrefatto dalla presenza di 5 tranche di incarichi. Non vi aspettate il doppiaggio, non vi aspettate grandissimissime cose. Però come possiamo non essere felici di tutto quello che stiamo vedendo fino ad adesso? Un trailer dedicato, ricordiamocele le cosine, ricordiamoci un trailer dedicato questo. Io ragazzi, boh, vi aspetto stasera perché Ascesa di Mida ci aspetta. Domani tecnicamente ci sarebbero altre missioni, capiamo. Questa è la scaletta della live della settimana, quindi mo vediamo un attimino che fare. Vabbè, anche se ce la facciamo un giorno dopo non muore nessuno. Jules contro il tocco d'oro, che vorrà dire secondo voi? Cioè contro il padre per l'eliminazione del tocco, cioè io sto impazzando, ciao ragazzi, io sto impazzando. Se non venite in live stasera, nel senso vi pigliano 5 anni di sfiga, perché se non seguite con me delle missioni così, allora non seguite più il canale, perché non c'ha più niente senso. Ciao raga, ciao, ci vediamo stasera, sto già in hype e non potrò accendere perché sennò rovino l'esperienza blind e sono completamente teso e io vorrei vedere tutto quanto. Ciao!